presentazione della seconda edizione del triathlon olimpico IFL e la partenza è prevista per il 27 aprile dal Bacio dell'Onda e l'arrivo sul Ponte dell'Albula. Ne abbiamo parlato con il presidente Silvestri. Domenica, con partenza alle 9:30 davanti al Bacio dell'Onda, si disputerà il secondo triathlon IFL olimpico. È stata una nostra iniziativa già dallo scorso anno. Quest'anno ci sono molti, ma molti più iscritti. Avremo delle difficoltà di organizzazione, ma sono sicuro che con i nostri ragazzi riusciremo a superarlo. Si spera tra qualche tempo di poter portare a San Benedetto il campionato italiano dell'Olimpico, triathlon olimpico. Sono tre discipline in una, cioè si parte con il nuoto, l'olimpico è 1500 metri di nuoto, poi si prende subito la bici, si fa 40 km di bici, noi faremo 5 giri del circuito della Tirreno Adriatico e poi per finire 10 km di corsa. Ed è abbastanza impegnativo. È meno noioso del podismo perché bisogna diversificare gli allenamenti. Però insomma è impegnativo perché sono tre gare in una praticamente. È una gara rank che partiranno avanti quelli che sono più bravi. E poi man mano hanno delle classifiche, chi arriva prima prende dei punteggi proprio per migliorare la loro classifica. Ecco perché c'è stato un aumento che non speravamo intanto di iscritti. Siamo sulle 400 unità.